un premio per i nostri, per i vecchi radioascoltatori. Abbiamo un minuto secco di tutto il calcio minuto per minuto. Non te l'aspetteresti mai, eh? Te sei proprio un bel volpino. Io faccio quello che posso, sto qui. Bene, dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi, Gentili Sportivi, buongiorno. Ecco i campi collegati nell'ordine per questa 14ª giornata di campionato di Serie A. Torino per Juventus Napoli, Milano per Internazionale Milan, Roma per Lazio Parma, Firenze per Fiorentina Roma e Cosenza per Cosenza Pisa. Allora si mirò Enrico Meri, Sandro Ciotti, Claudio Fretti, Alfredo Provenzali, Ezio Luzzi, Inter anche da Reggio Calabria, Tonio Raffa per Regina Udinese. Soltanto minuti e punteggio, vai Enrico. Juventus 1, 1-0, 21esimo Tardelli, linea Ciotti. Redi Bianchi, il Brugio d'Otto, la linea 3, Inter Milan, la linea Ferretti. All'Olimpico 0-0, tra Lazio Parma di Firenze. A Firenze per la Firenze a Roma 1-1, con lì di Antonioni dopo Tulli per gioco, per esempio le parigioni, conti dopo Coram, Tulli per gioco, le prime frazioni. Reggio Calabria, Torino, Raffa. Possanzini, il vantaggio della Regina. Regina 1, Udinese 0, la linea allo studio. Beh, l'applauso facciamo noi, però, ragazzi. In attesa, che torni in pubblico la domenica scorsa. Ci ha ricordato tanti nomi importanti. Eh sì, tanti nomi. Erano quelli che commentavano le vostre partite, no? Voi siete dei falsi giovani, no? Tutti siamo dei falsi giovani. Siamo riusciti a far sorridere anche Sebino, eh? Guarda come sta in forma. Hai visto?